riuscito il primo test del MOSE, il sistema contro l'acqua alta e laguna ha attivato le 78 paratoie che separeranno Venezia dal mare aperto. A bordo di una barca della Guardia Costiera, il Premier Giuseppe Conte e i ministri Lamorgese, De Micheli e D'Incà hanno assistito alla prova generale. Non siamo qui per una passerella, il governo vuole verificare l'andamento dei lavori, ha sottolineato il Presidente del Consiglio durante la cerimonia. Il governo punta a completare l'opera, un obiettivo, sottolinea Conte, a cui dovrebbero puntare tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Scontro sulla proroga dello stato d'emergenza per il Covid. Il Premier Giuseppe Conte la annuncia fino al 31 dicembre, ma le opposizioni insorgono e Matteo Salvini promette battaglia perché, dice, la libertà non si cancella per decreto. Ma anche il PD non ci sta a un ritorno alla fase degli ormai famosi DPCM. Questa volta ci dovrà essere un voto del Parlamento per condizionare l'operato del governo. Intanto si avvicina il momento della decisione finale sulla concessione ad Autostrade. Entro domenica ASPI dovrà far pervenire una proposta che tenga conto delle richieste di parte pubblica. Se l'offerta sarà giudicata insufficiente, il governo procederà alla revoca. Donne e precari sono le prime vittime della pandemia. Nel mercato del lavoro dell'era Covid, 300.000 lavoratori a termine hanno già perso il lavoro e le donne si sono trovate a lavorare più degli uomini per garantire i servizi essenziali e far fronte alla mancanza di servizi come le scuole. Lo denuncia la leader della FIOM CGL, Francesca Redavid, che sottolinea anche le insidie dello smart working. Per la sindacalista, se non si interviene con delle regole, sarà una nuova occasione di sfruttamento. Intanto arrivano segnali di vita dall'industria. A maggio l'Istat registra un balzo del 42,1% della produzione del settore. Per il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri si tratta di un dato incoraggiante. L'Italia riuscirà a ricostruire e a rialzarsi dalle macerie lasciate dall'emergenza Covid solo se punterà sulle nuove generazioni. È il messaggio lanciato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nella relazione presentata a Montecitorio. Il direttore Domenico De Maio lo dice chiaramente: se i giovani non verranno coinvolti, il paese non si risolleverà. Anche il presidente della Camera, Roberto Fico, condivide questa visione. Bisogna riprendere il cammino del 2019, che è stato un anno record per l'Italia, protagonista dei programmi Erasmus e di volontariato europeo. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.